Salve a tutti gli amici di RadioDelCavo.it, continuiamo il nostro viaggio all'interno della prima categoria del Capo di Leuca. Oggi un'intervista molto importante perché abbiamo il capitano, che è il numero 10, Michele Ciardo. Buonasera. Buonasera. Diciamo anche i nomi, le provenienze dei vari giocatori. Da Gagliano del Capo. Da Gagliano del Capo, anche lui visto cresce come Elio Sergi, insomma. Sì. Allora, 26 anni, sì. Tante esperienze in giro per la Puglia e non solo. A livello di esperienza pratica, diciamo, questi ragazzi che sono molto molto giovani, diciamo, cosa dai? Chiamo sempre di farli stare sereni, di farli sentire comunque importanti per quanto mi riguarda e per quanto riguarda quei due o tre più grandi che abbiamo in squadra. E siccome di battaglie ne abbiamo viste e fatte tante, cerchiamo comunque a loro di far capire che più si sale di categoria e più prestigio hanno e abbiamo. Quando ti sali di categoria ci vuole più tecnica o più rabbia agonistica? È un mix di tutte e due le cose. Io penso che la categoria comunque è indifferente, però l'importante è che si faccia sempre al 100%, allenandosi con impegno, con dedizione, con la voglia e facendo anche tanti sacrifici. Senza sacrifici non si va da nessuna parte. Il mister è uno di quelli che comunque chiede consiglio a quelli più grandi o è uno comunque decisionista? Il mister, certo, la parola è sempre la sua, il ovviamente. Mister è qualcosa di eccezionale. Io ho il piacere e la fortuna di lavorare da circa tre anni con lui e ne ho visti, cioè, veramente tanti, ma lui è uno veramente dei migliori. Riesce comunque ad imprimere alla squadra la voglia, la cattiveria giusta e tutte queste piccole cose che servono per affrontare al meglio la partita alla domenica. Buttando giusto un occhio alla classifica, il Capo di Leuca ha 9 punti, ne ha vinte 3 su 5, di cui 2 in trasferta, e ha affrontato il Guagnano, che adesso è primo perché ha battuto il Minervino, poi ha perso in casa con Rapele, che è secondo, però deve recuperare ancora una partita. Insomma, si comincia anche a delineare gli obiettivi, insomma, del Capo di Leuca, oltre alla salvezza. Sinceramente, me la stai dicendo tu la classifica, so che abbiamo 9 punti, ma non sono uno, anche l'anno scorso, quando comunque stavamo lì sopra, non vado a vedere la classifica, comunque mi piace affrontare le sfide domenica dopo domenica, no? Senza guardare la classifica. A maggio sì, non ti nego che andrò a guardare, che non... Però... Perché maggio l'anno scorso è già finito il campionato. Sì, maggio... tra virgolette per dire la fine del campionato. Comunque sì, comunque pian piano, più passano le settimane più si inizia a delineare un po' tutto, ed il Racale, vedi anche noi comunque che nonostante le due sconfitte stiamo lì comunque a 3, 4, 5 punti, è un campionato molto ostico e cercheremo di fare il meglio possibile. Anche perché le squadre sono 17, se non sbaglio, quindi comunque non sono tante, quindi si può sempre... accorciato. Ma comunque ancora una classifica corta, per cui vedremo. E poi con questi riposi che ci sono, infatti. È sempre molto molto parziale. Parliamo della partita di domenica scorsa, campo comunque difficile, quello del Corigliano, anche sì. Che salutiamo, quello del Corigliano, ci siamo sentiti, verremo presto a trovarvi. Molto molto. Come è andata? Anche perché il primo tempo è finito 0-0. Sì, è finito 0-0, ma se con un po' più di attenzione sotto porta non sarebbe finito 0-0. Abbiamo creato tanto e sbagliato tanto, a tu per tu col portiere, 3 o 4 occasioni pulitissime, però son quelle partite strane dove tu vai a incontrare un ultimo in classifica con 0 punti, se non sbaglio, dove giustamente prima o poi punti vogliono farli anche loro, no? Sono comunque, ci aspettano per cercare di vincere. Poi grazie al lavoro di tutti noi, del mister, comunque è stata una partita gestita fino a un certo punto. Arrivati sul secondo tempo più o meno, e abbiamo cercato sempre comunque di dare di più, creando ancora di più, e fortunatamente è arrivato il gol su un calcio piazzato. Però va bene così. Avete rischiato poi qualcosa in contropiede o siete stati abbastanza accorti dietro? Ma forse qualcosina, ma no, non tantissimo. Comunque non tantissimo. Ok. Bene, detto questo, abbiamo parlato degli obiettivi. Come vedi il tuo campionato? Il mio personale? Personale. L'anno scorso sono arrivato a 14 gol.
quest'anno cercheremo, non dico di arrivare su quella cifra. Beh, l'altra volta quando ho parlato col mister diceva così, che se ti serviva una punta centrale, tu in caso ti potresti adattare a fare punta centrale. Guarda, sia l'anno scorso che anche quest'anno qualche volta me l'ha fatto fare, però il mio ruolo è un altro. Mi sacrifico per la squadra, per tutto quello che dice il mister, però il mio ruolo è un altro. Ok. Bene, pensi anche te che per il salto qualità serve la punta centrale o comunque anche. L'importante anche è che abbia lo spirito, no? Giusto, l'importante è vedere con che testa arriva la punta centrale. Certo. E con le sante parole, sagge parole, il grande capitano Michele Giardo, che ci troverà presto a trovarci, ovviamente. Sicuramente. Salutiamo gli amici del Capo di Lega, prossima con chi? La prossima con la Pro Patria Lecce qui in casa. Qui in casa, e noi ci saremo come al solito. All'ultimissima domanda, visto che tu sei uno dei veterani, vediamo anche come reagiscono i giovani, ma alla fin fine è più facile giocare in casa o fuori? Perché fuori magari guarda, sei più libero mentalmente fuori. Tra virgolette, perché alla fine non giochi davanti a 10.000 persone, 15.000 persone, quindi è relativa come situazione, o in casa o fuori casa, per me è uguale. L'importante è affrontare con la mentalità giusta ogni gara. E con la mentalità giusta ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao. A posto.